Ore 2. Annalisa Chirico prepara il suo intervento, rinunciando anche al pasto a quanto pare. Ma tanto qui sono ormai più persone che digiunano di quelle che si nutrono, quindi. Quando interverrai, lo sai? Nel pomeriggio. A posto. Allora, grazie, non ti disturbiamo oltre. Ciao. Walter, allora, come sta andando questo congresso? Qualcuno dice che è cominciato ieri dall'intervento di Maurizio Turco. Maurizio Turco ha messo il classico dito nella classica piaga e ci ha ribadito con estrema chiarezza tutta una serie di problemi, di questioni che però chi voleva vederle, chi voleva comprenderle, già erano tutte sul tappeto, perché non ha fatto altro che riassumere e dire con maggiore organicità forse le stesse cose che in comitati, in direzioni e in altre occasioni c'erano state dette sia da Turco che da De Lucia. Quindi la novità, se vogliamo dirla così, è che l'intervento di Maurizio Turco forse ci ha reso più consapevoli di una realtà che alcuni di noi già conoscevano e che adesso spero sia diventata più patrimonio comune anche di altri compagni che magari vivendo in altre città non avevano la possibilità di seguire, come ho avuto io, direttamente certe cose. Però non c'è dubbio che ha squadernato una serie di problemi con cui da tempo dovevamo fare i conti e che certamente da lunedì ci sono tutti. Ieri c'è stata una certa effervescenza in occasione proprio il post intervento di Maurizio Turco, tra te e Silvio Viale. Ma non era legato, ma non è, no, non era assolutamente legato alla questione di Maurizio Turco. No. È una casualità. Sì, sì. E più che effervescenza, questo è un fatto legato a una, come dire, sono delle procedure che forse devono essere seguite, che io ritengo non siano state seguite, che lui invece evidentemente ritiene di aver seguito. Se dopo l'intervento di Maurizio Turco si fa una precisazione, bene. Se si fa quello che ai miei occhi sembrava un intervento, niente da dire sulla natura e sulla qualità dell'intervento, però ci si iscrive e poi dopo si interviene. Non mi risultava che fosse ci si iscrive a prendere la parola. Non mi risulta che fosse iscritto a prendere la parola, quindi mi sembrava un intervento improprio, non tanto, ripeto, nella sostanza, perché non entro nel merito e non giudico, ognuno è libero, grazie a Dio, di dire quello che crede, però per tempistica non mi sembrava che l'avesse fatto come ha fatto intervento adesso, questa mattina, in quei termini non avrei avuto niente da obiettare. Come sta andando il digiuno? Bene, non c'è nessun problema. No, ma conoscendomi il problema, io già una volta mi sono trovato a fare un digiuno e poi in occasione di un comitato, credo, ho confessato che avevo ripreso a mangiare, ma semplicemente perché non avvertivo quella carica, chiamiamola ideale, che mi consentiva di tirare avanti. Evidentemente, come in altre occasioni, invece, questa carica adesso c'è, e come ho detto anche nell'intervento al congresso, io ho la impressione che questi digiuni, perché sono quattro, con quattro obiettivi diversi e legati... Allora, li possiamo ricordare? Sì, adesso... Allora, il primo digiuno è quello più lungo di Maurizio Turco, che va avanti credo da oltre un mese, perché intende sollevare con questa iniziativa il fatto che si vuole modificare la legge elettorale in maniera surrettizia e quando i tempi non ci sono più, perché dal Consiglio europeo in poi le regole si cambiano almeno un anno prima che poi si devono. Un anno prima della loro applicazione. Il secondo digiuno è legato ai temi della giustizia. Noi abbiamo questo sbandierato decreto del ministro della giustizia che viene presentato come una sorta di panacea di tutti i mali, in realtà è una piccola grande truffa, non servirà assolutamente a risolvere un fico secco e soprattutto i rimedi che potrebbero servire invece quelli non sono all'ordine del giorno. E questo digiuno vede coinvolto Rita Bernardini, Irene Testa, Maurizio Bolognetti e io che vi sto parlando. C'è un terzo digiuno per la calendarizzazione di un progetto di legge relativo al divorzio breve, cioè a ridurre i tempi che sono necessari
almeno per quelle coppie che non hanno figli e che sono entrambe consenzienti, quindi non c'è motivo di dissenso, non c'è ragione che aspettino 5 anni, si può farlo. Questo progetto di legge non necessariamente deve essere approvato, ma almeno dovrebbe essere discusso. E Diego Sabatinelli, che è il segretario della Lega per il Divorzio Breve, chiede che appunto si superino le resistenze e venga calendarizzato. Quarto digiuno, Maria Antonietta Farina Coscioni, per la questione dell'aggiornamento del nomenclatore dei livelli essenziali di assistenza. Noi abbiamo decine, forse migliaia, di malati di SLA e di altre malattie neurodegenerative gravi e le loro famiglie che sono letteralmente abbandonate a se stesse, non hanno alcun tipo di assistenza. Siamo arrivati all'assurdo che il Parlamento ha impegnato il governo a aggiornare il nomenclatore ILEA a dicembre e all'ultimo Consiglio dei Ministri il governo ha deciso che disattenderà questa legge, che i fondi destinati a ILEA andranno al Ponte di Messina che non si sa quando, come, perché, eccetera. E queste sono le 4 iniziative. Ma su questo mi è stato detto che c'è anche Mina Welby. Grazie per l'integrazione. Comunque non mi sorprende, perché appunto Mina Welby è sempre molto attenta e sensibile a queste tematiche. Tra l'altro è presidente anche dell'associazione Coscioni stessa. E dicevo, il filo conduttore di tutte queste 4 iniziative è appunto la legalità, il rispetto della legge. Detto questo, e tornando al bandolo iniziale, io questo digiuno come motivazione lo sento in particolare, quindi non ci sono conseguenze fisiche al momento e credo che non ce ne saranno per molto tempo. Come ho detto all'intervento, ho l'impressione che forse il nostro mondo radicale, di radicali italiani e forse al di là di radicali italiani, questo digiuno lo viva in maniera piuttosto rituale, se lo vive. Non è cosa che lo coinvolge molto. È uno sbaglio che fanno, è un'occasione che secondo me perdono. Il problema non è mio, il problema è loro. Grazie Walter. Thank you.
Lo sanno perché Radio Radicale ha tagliato, non è che non l'ha mandato proprio, ha tagliato, quindi chi stava sentendo, diciamo, la radio... ufficialmente erano spenti i microfoni, perché a un certo punto Silvio parlava fuori, diciamo, un microfono spento, insomma. Ma se ne sono dette tante a microfoni accesi. Sì. Quindi tanti mi hanno scritto dicendo che è successo, e pare che si sia fermato a... hanno sentito finché lui ha detto coglione a... ad Angioli, che ovviamente sì. Non si sentiva che c'era dall'altra parte. Mi stai riprendendo quello che ti sta di mo? No, come no? No, dai, ci vediamo dopo. No, tu dopo lo so che non, no, ci spero, vieni. Spero che hai fatto la foto, quella cosa che ti ho detto. Ho fatto l'immagine, come no? L'immagine che vuol dire? Ho girato. Eh no, riprendi la foto. I video non si rivedono tutti, le immagini sì. Questo fa i video, fa. Che quello che ho voluto indicare come rischio oggettivo, ho ricordato che non solo il figlio di me, ma Churchill, che era poi il leader del Commonwealth, anche in quel momento si ricordava, diceva: Stati Uniti d'Europa subito, perché altrimenti la logica delle cose, nella fattispecie il potere, magari passivo, ma il potere delle burocrazie nazionali avrebbe finito per avere ragione delle ragioni di governo di quel momento, dicendo quello che è accaduto dopo Versailles, quando la Carta Costitutiva, gli obiettivi della società delle nazioni erano per quel momento ottime, e gli stessi stati che l'avevano sottoscritta, dopo poco, erano già divenuti incapaci di attuarle. Donde, diceva Churchill, mi sono trovato qui a Westminster a gridare come un cane inascoltato, per dire: attenzione, se le buone intenzioni, la buona intelligenza, la buona esperienza, il buon sapere non hanno la forza di incarnarsi, di prendere forma e di dare forma, allora il caos è il contrario che si afferma e prevale. E con questo richiamo intendevo dire: c'è, l'avevo anche detto dalla Cambogia, da altre cose in passato, qui in Italia c'è il rischio che non radicali italiani, ma i radicali italiani, gli abitanti del territorio, finissero per divenire, è facile dire, ridurci all'ennesimo partitino italiano. Rischio oggettivo, ho fatto quel richiamo proprio per dire, nella logica delle cose, quando è essa a vanificare la sapienza, il sapere degli uomini, per appunto invece divenire logica delle cose prevalente contro l'intelligenza, contro i progetti e le volontà. E io infatti, se mi tenete a confronto, e credo che sarà
molto aiutato il congresso dall'ascoltare, credo c'è 8 minuti, cosa del genere, l'intervista con la sintesi dell'accaduto in modo particolare dell'intervento di Maurizio Turco che lui ha voluto esprimere. Certo, molto diverso da ieri pomeriggio, gli scontri appassionati, incazzati, la denuncia delle... Era il partitino che prendeva poco contro un'analisi, diciamo, istituzionale che Michele ha riproposto. Lo ripeto, per fortuna, nelle pause tra la chiusura del dibattito stamattina e la riapertura del testo, la Radio Radicale è stata fatta questa intervistina. Michele, io che avevo solo notizie un po' sul casotto di ieri sera, ma avevo sentito questa mattina ancora di più la platea applaudire molto degli interventi molto appassionati sulla realtà, sulla situazione. E beh, appunto sembrava un po', per qualche ora, non dico, insomma, il congresso del PRI di Genova, qualcuno non ricorda. 1975, c'era Licio Gelli e c'eri anche tu e c'ero anch'io. Sì. E tu mi hai spiegato di quella di a Genova nel 75. Io allora ancora non lo sapevo e mi hai aperto gli occhi. Ma... Bene, ti ho aperto gli occhi, lo si fa con i bimbi di fare. E un po' la mamma che mi conosceva bene, quando mi vedeva arrivare cercavo di parlargli, chiamava i suoi gorilla e e lui sta approfittando non dell'assenza dei gorilla, ma dell'assenza della nostra e sua massima collaboratrice, sì, dell'assenza a fianco. Non ne posso più. La fortuna è che lei ha il coraggio di continuare a vedere. Dunque, quindi lei dice che la sua intervista uscire dalla fragranza criminale subito, ma quello veramente intendiamo dire le cose. Uscire, non uscire noi. Fare uscire questo stato di merda criminale, banale, necessariamente, appunto, criminale da rieducare, da recuperare. Con l'amnistia, visto che non possiamo mettere nemmeno lui in galera, visto che le galere italiane sono una cosa contro la civiltà, la legalità, oltre tutte cose che il Presidente della Repubblica della sua storia vive con naturalezza. Il problema qual è? Ci sono sempre i mezzi, magari non ortodossi, sono migliori, per i fini che si hanno. L'essenza, in fondo, di tutte le banali storie totalitarie, nere, brune, rosse, anche se poi non è questo che deve apparire più importante, più civile. E è indubbio che bene ha fatto ancora una volta Luigi Manconi a sottolineare un aspetto. La banalità del male antidemocratico che è nella moralità pretesa
chiama nel moralismo anticorruttezza. Qui però qui stiamo per noi, quando ne parliamo, non stiamo parlando di vizi dell'anima, noi stiamo più semplicemente dopo tanti decenni, più di mezzo secolo, poi più di un secolo, se partiamo dalla marcia su Roma del 21 e non partiamo dal 49, quando è stato firmato la bellissima Costituzione, appunto dopo pochi anni divenuto continuare il fascismo invece dell'antifascismo. O continuare il fascismo o degli antifascisti e degli, o dei fascismi. Allora diciamo, la continuità con gli antifascismi, che erano antifascisti perché volevano un fascismo ancora più grave, più serio e più duraturo. Cosa accade invece qui da noi? Certo, naturale, perché appena qualcuno diceva no, perché dobbiamo decidere cosa si fa per le elezioni. Dobbiamo decidere o isolati o quale coalizione, ma non si capita quale, o quali obiettivi. E dobbiamo decidere, perché se no non decidiamo. Ma poi non ho sentito la prodotta, che è una tendenza. Dobbiamo coalizzarci. Sì. Coalizzarci, certo. Cioè, ma ci sono coalizioni, tra virgolette, milanesi e altre bolinesi, alcune laziali e altre magari piemontese,